Benvenuti in questo nuovo video. Allora, cari amici iscritti del canale, volevo dirvi che non sono sparito, non sono finito in prigione come il palestrato in vita reale, è solo che in questo periodo estivo ho preferito mettere in pausa i video. Ma non vi preoccupate ragazzi, perché in questi giorni ritorneranno di nuovo le serie, quindi mod vita reale, mod vita da SWAT, mod vita da gangster e in più ho diversi progetti in mente per dei nuovi video, perché se vi ricordate in live vi avevo annunciato che volevo fare mod vita reale con Jimmy De Santa, quindi il figlio di Michael De Santa, e con lui ci potrebbe essere una vita reale diversa da tutte, perché comunque, come sapete, Jimmy De Santa è il personaggio di GTA più giovane, quindi con lui ovviamente frequenteremo la scuola, faremo tante cose diverse dalla solita vita reale di Franklin, Michael e Trevor. Poi per il resto ragazzi, sento ovviamente anche Kaiz, se volete sapere come sta, ve lo dico subito, sta bene, ci sentiamo ogni giorno e anche lui ragazzi ovviamente ritornerà con dei nuovi video, con dei nuovi progetti, e spero di poter fare qualcosa con lui ragazzi, perché ci sentiamo spesso, quindi ogni volta che ci sentiamo pensiamo sempre a cose nuove, quindi sicuramente porteremo qualcosa insieme. Niente, direi di alzarci dalla sedia. Questo è il mio ufficio ragazzi, come sempre stile glaciale, guardate qui che bellezza ragazzi. Ovviamente è un ufficio da ricchi. Va bene, dai, voglio un attimo portarvi in garage ragazzi, perché ho comprato una macchina nuova. Ok, andiamo nel garage, la Night Shark se non sbaglio, la nuova macchina messa dalla Rockstar. L'ho comprato ovviamente sempre colore inerente alla Gang The Families, e vediamo un po', dovrebbe stare in questo garage. Quindi prima di chiudere questo video voglio farvi vedere un po' tutte le macchine. Ok, questo è il primo piano, abbiamo la X80 Proto, la mia macchina preferita. Poi la Grotti Turismo Classic, non so, non mi voglio sbagliare, la Turismo? Vabbè, sì ragazzi, la Grotti Classic Turismo, ok. Questa è la Ruston, la Coquette, vabbè. Poi il minivan, e questa è, mi sembra, la Progen, vediamo un po'. Progen, sei tu? Progen, ok, sì, GP1. Ok, questo è il primo piano del garage, perfetto. Saliamo sopra e vediamo sopra cosa c'è. Ok, allora qui abbiamo la Comet, la Banshee, ok. Poi questa è la nuova Grotti ragazzi, la Grotti, quella del sempre uscita da poco ovviamente. E vabbè, vi faccio vedere un attimo gli interni. Vediamo un po' gli interni. Mettiti in prima persona. Vabbè ragazzi, soliti interni delle Grotti classiche. Ok, questa è la Truffade nero. Ok, questa è la Zentorno e questa è la Z-Type. In questo secondo piano ragazzi preferisco, ma direi ovviamente, la Zentorno. E questa qui ragazzi, questa qui pure mi regala tante soddisfazioni, è velocissima. Ok, saliamo sopra, vediamo un po' cosa c'è. Eccolo il nuovo veicolo ragazzi, eccolo lì. Comunque qui abbiamo la Italy GB se non sbaglio. Eh sì, la Italy, ok. Io non me ne ricordo tutte ragazzi. Ok, Italy GB. Poi abbiamo questo veicolo militare, bellissimo, con le ruote di lusso se non sbaglio, sì, di lusso. Poi abbiamo la Turismo R, eccola qui, bellissima ragazzi. E poi abbiamo l'Annis Elegy, questa qui modificata ragazzi, è tanta roba, credetemi, è velocissima. Poi l'Oppressor ed ecco il nuovo veicolo ragazzi, la Night Shark. Guardate che livrea, guardate ragazzi, nera e verde, spacca di brutto, no? Questi sono gli interni ovviamente, e mi è costata all'incirca 1.260.000, poi ovviamente modificata costa ancora di più. Comunque ragazzi è molto molto bella. Vediamo i fari, vabbè i fari non ci sono, ok. Ok, allora scendiamo un attimo perché voglio farmi
la foto. Ecco, una bella foto, così la metterò nella copertina di questo video. E vabbè ragazzi, io volevo dirvi questo, ok? Noi stiamo tutti bene, quindi Kaiz, Mr. Cree, Deborah, stiamo tutti bene ragazzi. È solo che questo periodo estivo ti stanca, ecco. Poi con questo caldo ragazzi è brutto, è brutto. Poi diciamo in estate ragazzi è preferibile stare più tempo fuori casa piuttosto che stare al PC. Altrimenti non te la godi l'estate? E io sono fatto così ragazzi, sono fatto così, voglio anche uscire, non è che voglio stare sempre al PC a giocare, ecco. Ma anche voi, penso anche voi sicuramente. E niente, dai, speriamo che questo nuovo inizio ragazzi ci porti tante novità, perché io la voglia non è, diciamo, non ho mai perso la voglia di fare video ragazzi, diciamo. Io amo fare video, amo editare e amo tutto ciò che circonda questo mondo. Quindi non so come spiegarmi ragazzi, ma è così. Quindi non ho mai perso la voglia. È solo che ho preso una pausa e quindi è una cosa diversa, perché sto leggendo tanti commenti. Ah, tu stai facendo solo live, quindi mi disiscrivo. No, io faccio live ragazzi perché mi dispiace lasciarvi senza video. Quindi con le live posso stare comunque un po' a contatto con voi, quindi per questo. Niente ragazzi, io direi che ho detto tutto, vi ho detto il motivo della mia pausa e niente, ci sentiamo ad un prossimo video che spero che sarà mod vita da qualcosa. Va bene, ciao ragazzi.